dice di pescare di Chieti. Certamente arriveremo anche su Teramo e L'Aquila, ma l'idea è quella proprio di capillarizzare il territorio per far sì che ciascuno possa avere davvero strada facile per raggiungerci. Io parlo dell'invito che sempre rivolgiamo alla compagine accademica, alla compagine imprenditoriale, a quella politica, ma soprattutto a quella sociale. Come dice il nostro presidente, noi siamo il megafono delle X, vogliamo essere il megafono delle X, di coloro cioè che hanno qualcosa da proporre, istanze da avanzare, esperienze da condividere, ma che non hanno il giusto megafono, la giusta rete per farlo. Questa è la ragione per cui è importante curare la prossimità territoriale, ed è quello che faremo e che stiamo facendo. Quindi è un punto di arrivo delle tante attività svolte dal Meritocrazia Italia Abruzzo sul territorio. Ricordo che a Natale abbiamo istituito attraverso un webinar tavolo formale di confronto, perché crediamo che il confronto debba essere aperto al più ampio numero di comunità e di cittadini. E di lì abbiamo dato seguito ad una serie di incontri che trovate anche sulla nostra pagina Facebook Meritocrazia Italia Abruzzo, con i sindaci, che sono veramente gli scrigni all'interno degli scrigni dei borghi, perché sono centro di responsabilità, centro di istanze dei cittadini, ma non sempre trovano il supporto esterno. Lo abbiamo constatato attraverso le interviste che abbiamo fatto ai sindaci, ne abbiamo incontrati più di 50 dei 305, soprattutto nei piccoli borghi, perché quello è il nostro interesse, e di lì ovviamente, come è noto, abbiamo constatato il problema dello spopolamento, della carenza dei servizi e delle infrastrutture, ed è lì che stiamo lavorando. Abbiamo incontrato associazioni, la cooperative per le cooperative di comunità, abbiamo veramente incontrato tante persone attraverso la sede, continueremo a farlo. I progetti per il futuro sono davvero tanti, vi invitiamo a partecipare. Grazie.